professione di avvocato dal 1994, abilitata all'esercizio della professione innanzi alla Cassazione e alle magistrature superiori. In politica ho inteso aderire al movimento politico di Storace, del quale condivido i valori e i principi per i quali mi sono sempre battuta e per i quali intendo continuare a dare battaglia, perché sono dei valori e dei principi sani sui quali dovrebbe fondarsi un'Italia veramente sovrana, un'Italia fondata sul lavoro e sui principi più puri, diciamo, della nostra nazione. Ho inteso accettare la candidatura che mi è stata offerta e ringrazio per questo il segretario provinciale di Viterbo e i dirigenti del partito. Ringrazio in particolare perché mi hanno dato la possibilità di poter contribuire per il territorio e per un'Italia nuova, per un'Italia pulita, per un'Italia dove i cittadini devono essere sovrani e non sudditi. Quindi sono ben lieta e ben felice di mettere a disposizione le mie forze, le mie capacità, il mio contributo per gli ideali, per i valori e per la battaglia che la destra sta conducendo a livello nazionale e che io intendo peraltro far partire anche dal territorio per dare voce alla gente e per poter far sì che la gente possa rappresentare alle istituzioni quelli che sono i problemi legati al territorio. E con questo ringrazio nuovamente il segretario provinciale e tutti i dirigenti del partito. Grazie. Marilena Pennetta. Buonasera a tutti, mi chiamo Marilena Pennetta, sono di origini pugliesi e vivo da 15 anni a Ronciglione. Ho 50 anni, una figlia, un compagno. E sono molto emozionata perché per me è la prima volta, quindi leggo, è la prima volta che vivo le elezioni come candidata a fianco di Andrea Scaramuccia sotto il simbolo della destra. Ho accettato di buon grado questa candidatura alla Camera perché questa campagna elettorale, a mio avviso, è assai più importante di tutti quelli che l'hanno preceduta. Sono soltanto, non soltanto perché finalmente la destra ha trovato spazio nella coalizione di centrodestra, dalla quale venne esclusa da un signore che non ci do per rispetto dei presenti, ma anche e soprattutto perché in questa tornata elettorale si decidono le sorti degli italiani. Sono un'artigiana e vivo quotidianamente la drammatica situazione che la nostra categoria sta passando. Ogni mattina da 32 anni apro la seranda con il sole e con la pioggia del mio laboratorio e mi confronto con la drammatica realtà della nostra economia. Sono molto emozionata perché io non sono abituata a parlare in pubblico. Sono è il cuore enorme. Non serve che vi ricordi la memoria di piccole imprese che sta riducendo il lumicino della nostra categoria. La crisi economica si sente ogni giorno di più. Il lavoro è in continuo calo, mentre la pressione delle tasse ci strangola. Ad aggravare la situazione si aggiunge la difficoltà di accesso al credito. Le banche, invece di sostenere le aziende, preferiscono speculare sui titoli di Stato o su operazioni dalle quali i telegiornali in questi ultimi giorni ci danno costantemente conto, e nel caso in cui concedono il credito questo è dato da tassi di interesse che di raro superano le due cifre. Ecco, questo vuole essere il mio impegno in politica: lavorare affinché le imprese artigiane possano continuare a svolgere il loro prezioso lavoro, per far sì che non vengano strangolate da un fisco che non si accorge che l'Italia che lavora sta morendo, per proporre ed attuare politiche di alleggerimento dagli adempimenti che ci rubano settimane di lavoro sottraendolo alla produzione, ed infine per far sì che le banche svolgano il lavoro dando credito alle imprese senza far pagare alle aziende i costi delle loro dissennate operazioni finanziarie. Il lavoro sarà il tema centrale della mia politica, perché senza lavoro non c'è libertà, senza lavoro non c'è dignità e senza lavoro non c'è futuro per nessuno. Grazie. Teresa Sestico. Sì, eccomi qui di nuovo, buonasera a tutti. Io sono quella che di solito faccio le battaglie per fede,
con forza e poi non è che chiedo il poltrone. Questa volta non è una poltrona, ancora ricomincio sempre con quella forza e animo battagliero che penso mi abbia distinta negli anni. Chi sono? Diciamo che non è che tutti dovete saperlo, però penso che lo sappiate. Sono una militante della destra, del fronte della gioventù da quando ero ragazzina, poi ho approdato alla destra sociale con Storace e sono stata dirigente di Alleanza Nazionale per tanti anni e sono stata anche consigliere e assessore al comune di Vetralla per un breve periodo, perché poi sapete benissimo le vicende come sono andate. Sono una che mi sono sempre impegnata con coraggio perché ho sempre creduto in quegli ideali di valori, in quei ideali e valori che sono proprio all'apice l'onestà, non solo a livello umano, ma l'onestà anche politica. Io in questo ci credo. Fino adesso non mi hanno dato, perché poi i compromessi della politica sapete benissimo come vanno, ho sempre trovato strade chiuse perché sembra che io per la politica sia molto onesta. Sono qui di nuovo per dare forza a quegli valori che io nella vita percorro a braccio con tanto amore e che vorrei sostenere in questo anche un uomo che io conosco benissimo, che è Francesco Storace. Ecco perché ho deciso di nuovo di ricandidarmi. Credo, al di là della fede che ci distingue, una fede di destra che almeno per me ci distingue, che è quella della, naturalmente, della sovranità del popolo, tutti abbiamo, io penso, non siamo, nessuno di noi è razzista, però io penso che il popolo italiano prima di tutti ha bisogno di riconquistare quella sovranità che ormai è perduta, è stata perduta a livello umano, a livello anche di gestione economica del proprio territorio. Siamo agganciati a questa Europa a un filo, a mille fili, e non sappiamo più tra poco chi è il popolo italiano. Dunque sono stato, come sapete, assessore ai servizi sociali al comune di Vetralla, dunque le mie forze sono sempre andate verso il sociale. A Vetralla, nel frattempo, nel breve periodo che sono io, sono riuscita a fondare, a mettere su una casa famiglia con tanta fatica e tanto amore, perché il territorio lo richiedeva, e anche per un fatto anche economico e di sviluppo e di amore e per il territorio. Era un progetto quasi educativo per Vetralla, perché avere una casa famiglia quando si ha 180 bambini fuori significa anche autoeducarsi. Ho fondato anche insieme ad altri un progetto per i ragazzi disabili adulti. Dunque mi sono spesa, perché è la cosa che mi interessa più, nel sociale. Cosa devo dire? Io politicamente i punti li conosciamo bene, quelli che ci distinguono. La cosa che a me interessa molto è dare il contributo alla regione per il territorio provinciale. Perché? Perché vedo una provincia ormai dimenticata, no? Come ho sempre detto, da tutti, basta guardarci intorno, è una provincia con tantissime risorse e sembra che nessuno se ne voglia accorgere. Cioè, io anni fa lessi su un sito di Bella Italia un'analisi proprio sulla nostra provincia, piena di risorse ma dimenticata da tutti, dimenticata dai politici, ma molte volte dimenticata anche dalla gente. Sembra che non c'è interesse per il nostro territorio. Io questo, ecco, vorrei essere da sprone, nel senso che è un territorio bellissimo con tante risorse e va valorizzato, da quello che sono le risorse termali, cui io ci tengo tanto, da quello che sono le risorse archeologiche. Abbiamo, io in consiglio comunale a Vetralla portai una mozione su un progetto della Cassia Antica per fondare, abbiamo dei tracciati nascosti, per quello che è anche un'economia che potrebbe nascere
svilupparsi e va sempre indietreggiando. Insomma, ci sono delle responsabilità che abbiamo il popolo e in primis hanno i politici. Fino adesso le risposte dei politici non ci sono state. Vogliamo metterci tutte le forze affinché, nella speranza veramente che qualcuno ci dia ascolto e che con forza e con energia possa dare un po' di rivitalità alla nostra provincia. Lo speriamo, noi l'intenzione è questa, la mia continuo a battagliare perché se ce n'è bisogno. Grazie.